Mauro Loviso, lasciatemi ringraziare per questa opportunità, no, di approfondimento, su una materia molto attuale e molto concreta, il segreto ai tempi della trasparenza. Innanzitutto, che cos'è, no, questo seminario e quali argomenti affronteremo in questi minuti? Partiremo dalla definizione di segreto, no, dall'etimologia, per capire anche quali sono le tipologie del segreto e come il segreto si è sviluppato nel nostro ordinamento. Poi faremo riferimento anche alla connessione con la trasparenza, con alcuni anche aspetti comparatistici d'attualità. Andremo a analizzare il rapporto fra il segreto e la privacy e anche le disposizioni del codice di comportamento per i dipendenti pubblici. Andremo anche un attimo a analizzare qual è il segreto d'ufficio con alcuni casi, no, concreti nella quotidianità del nostro operare. Ma che cos'è quindi adesso il segreto? Il segreto già dall'etimologia. Se cernere, quindi separare, quindi non divulgare, non comunicare un'informazione. Quello che gli antichi, no, con Tacito definivano già arcana imperi, quindi il mistero, quindi dei poteri, no, altro. Quindi diciamo che è un obbligo di non divulgare un'informazione, un obbligo di carattere morale, deontologico e giuridico. La definizione, che nel senso comune che vedete nella slide della Treccani, è ciò quindi che uno nasconde dentro di sé e non rivela, tranne che in singole e determinate eccezioni. Ma dal punto di vista giuridico, il tutelo e il segreto sicuramente può costituire uno strumento di tutela di interessi. Quello che è poi oggetto della nostra relazione, il segreto amministrativo, quindi l'obbligo giuridicamente rilevante di non comunicare a terzi uno specifico dato d'esperienza. Ovviamente il segreto e la trasparenza e la privacy sono tematiche molto attuali, molto concrete, e il segreto di questi è sicuramente l'aspetto più antico. Tra l'altro, in realtà è sbagliata già secondo me la parola segreto, perché abbiamo i segreti, come vedremo in questo seminario. Il segreto nasce un po' con la storia della nostra società, quindi vedete già a livello filosofico la domanda che si fa a Sant'Agostino nelle Confessioni: perché mi confesso a Dio se Dio sa tutto? Ma anche il mondo della letteratura, no? La Shakespeare, la frase che vedete: ma tu chi sei che avanzando nella notte inciampi nei più segreti pensieri? Quindi tutta la storia dell'umanità è legata quindi al segreto, sia anche alla letteratura. Quest'opera molto importante, no, di Petrarca, Il Secreto, anche del 1363, e soprattutto anche l'evoluzione, anche se ci pensate anche all'arredamento, no, il secreter, no, questo mobile del 600, in cui si, tra virgolette, archiviavano le lettere o documenti riservati, no? E già questo c'è una contraddizione, perché se secreter, non, il primo posto in cui vado a vedere è appunto questo mobile. In modo specifico, abbiamo visto prima, il segreto in realtà non esiste, abbiamo una serie, una scala di segreti in base alla forza di resistenza, no? Alla capacità di opporsi all'interesse opposto che l'interesse alla conoscenza. Avremo un segreto pubblico, un segreto al massimo livello, il segreto di Stato, poi avremo un segreto quindi invece d'ufficio, fino a declinarsi al segreto professionale, no? Fin quando può arrivare invece al profilo quindi della protezione dei dati personali. Quindi già nella definizione dell'etimologia, no? Segreto, quindi se cernere, separare, abbiamo il rovescio del segreto, quindi l'informazione, no? E poi vedremo dopo la pubblicazione online delle informazioni, quello che è la moderna trasparenza, secondo le ultime novità normative. In modo specifico, anche nella letteratura, c'è questo racconto, no, poliziesco bellissimo, di Lettera rubata di Edgar Allan Poe, in cui vedete, no, nell'immagine questo cavaliere riesce a trovare questa lettera che era assolutamente imprendibile, proprio nel posto in cui nessuno cercava, no, all'interno del salotto del ministro, no? Questo appunto fa riflettere come molto spesso le informazioni non sono cercate nei posti giusti, no? Quindi anche questa tensione tra quello che è segreto e quello che in realtà vogliamo comunicare agli altri.
Alcuni studiosi, no, dicono appunto che il segreto implica una formazione sociale. Se pensiamo alla Robinson Crusoe, no? In realtà il segreto non esiste finché c'è una sola persona. Quando arriva, no, venerdì, l'altro personaggio del romanzo, allora esiste il segreto. Quindi tutto quanto la nostra società è basata, quindi, nell'arco della propria evoluzione sul segreto. A livello costituzionale, no, è molto importante analizzare all'interno della nostra Costituzione come è stato disciplinato il segreto. Abbiamo un riferimento fortissimo all'aspetto della segretezza, è l'articolo 15, che prevede che la segretezza della corrispondenza. La segretezza della corrispondenza è inviolabile, questo perché si arrivava da una dittatura, quindi da un controllo molto forte su chi era chiaramente era contrario, no, alla dittatura del fascismo. Quindi la tutela dell'articolo 15 è una tutela molto forte. Poi abbiamo in realtà anche qualcosa che tutti quanti facciamo, no, in segreto, è il voto, l'articolo 48, secondo comma, in base al quale il voto è personale, è uguale, libero e segreto. Poi abbiamo l'articolo 18, un divieto di associazioni segrete, no? Questo perché nell'ottica dei costituenti il confronto anche aspro tra posizioni diverse doveva però svolgersi alla luce del sole, no? Quindi il divieto assoluto di associazioni segrete, no? Poi ripresa anche dalla normativa, quindi quella legge che ha vietato la costituzione della loggia poi P2. Abbiamo anche riferimenti più puntuali, l'articolo 83, in base al quale l'elezione del Presidente della Repubblica deve avvenire per scrutinio segreto. L'articolo 64 prevede invece la regola generale, la pubblicità delle sedute parlamentari, però consente alle Camere di deliberare in seduta segreta. Quindi, dal punto di vista generale, possiamo affermare che abbiamo dei riferimenti puntuali al segreto, ma che non esiste né un diritto all'anonimato né un diritto, un articolo proprio dedicato alla tematica del segreto all'interno della nostra Costituzione. Quindi, potremmo dire che anche nel nostro ordinamento costituzionale la trasparenza è stata indicata come regola, no? E l'anonimato è considerata eccezione. In modo specifico c'è anche un altro articolo molto importante che è legato al segreto, è l'articolo appunto 21 sulla libertà di informazione, che è duplice, la libertà di informare ma di essere informati. Previsto, no, che tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero. Quindi il proprio pensiero, molti autori indicano che quindi non posso essere anonimo se è riferito quindi a me. Poi c'è il riferimento a un punto della slide, la legge può stabilire con norme di carattere generale che sono resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, quindi altro elemento di trasparenza, no? Di chi finanziava quindi le opere e la stampa. In modo anche questo specifico, vediamo di nuovo che in realtà il segreto può costituire un'erosione forte, una compressione della libertà di espressione. E questo è un aspetto sicuramente estremamente importante da considerare. Se noi pensiamo ad esempio tutta quanta la nostra storia, no? Le stragi che abbiamo avuto, mi permetto di dare questo piccolo riferimento sul segreto di Stato, no? Che è il segreto pubblico di massimo livello. Abbiamo una novità importante, che troverete poi nei materiali, la direttiva del Presidente del Consiglio Renzi del 22 aprile 2014, che ha imposto la desecretazione. Cosa vuol dire? Che alcuni documenti relativi alle stragi, la strage di Bologna, no, Italicum, ora sono stati desecretati. Quindi cosa vuol dire? Che il versamento delle carte su questi eventi terribili convergono presso l'archivio centrale dello Stato, in modo tale da poter essere consultati, no? E quindi con la libertà anche di essere informati sulla nostra evoluzione, della nostra storia della Repubblica, in anticipo rispetto ai termini previsti di 40 anni dalla cessazione della trattazione corrente, la direttiva del Presidente del Consiglio, no, Renzi, del 22 aprile 2014, è sicuramente una direttiva estremamente, estremamente importante. Ecco. Qual è il riferimento, un attimo, che abbiamo visto anche oggetto del nostro seminario, qual è il rapporto fra il segreto e la trasparenza? Allora, certamente nella nostra origine l'assolutismo, no? Lo stesso, c'è una dichiarazione di Giacomo I che dice proprio che il potere del re deriva direttamente da Dio, e già il potere del re è un mistero.
è un Ministero di Stato che non può essere sottoposto al potere del Parlamento. Come scriveva anche Tasso, i segreti di Stato al folle volgo ben commessi non sono, non possono essere compresi dalla popolazione, no? Dai cittadini. Tutta questa concezione legata al segreto e all'assolutismo, con l'evoluzione del pensiero dell'uomo, piano piano scompare grazie all'illuminismo. Ovviamente la frase di Kant è la più famosa, no? Quindi occorre non quindi osare, abbi il coraggio di servirti e della tua propria intelligenza. Il pubblico uso della ragione deve essere libero, solo così si può attuare l'illuminismo fra i popoli. Per esercitare l'intelligenza occorre che però i cittadini possano comprendere l'agire pubblico. Come ha scritto un filosofo torinese molto, molto importante in quest'opera, il segreto della democrazia è non avere segreti. Quindi si sviluppa Umberto Bondi in questa opera che si intitola Democrazia Segreta, no? Quindi, come dice anche lo studioso Richard Sennett, tutte le idee di democrazia che abbiamo ereditato dal XVIII secolo sono basate sulla nozione di un'autorità visibile. E quindi sulla trasparenza. Ovviamente non sempre è così, abbiamo avuto degli episodi anche molto attuali, no? Tutto in realtà l'esistenza di alcuni segreti di carattere militare e industriale, quello che si è verificato con il fenomeno WikiLeaks, quindi con la pubblicazione di documenti riservati, no, degli Stati Uniti su tutte le relazioni diplomatiche, su tutte le relazioni anche commerciali e legati ai segreti militari. Ovviamente, quindi in realtà sì, è vera la frase di Bobbio, ma ci sono sicuramente molti segreti ancora attualmente nella storia, non solo del nostro paese, ma anche della comunità internazionale. In modo particolare, questo vediamo qui, no, tutto quello che è capitato con Snowden, con questa rivelazione, no, di questi segreti, anche a fortissimo impatto, in una società del videocontrollo, come indicato già dal filosofo Bentham, ma molto più pervasiva. Molto pericoloso non solo per la vita dei governi, ma anche per la vita delle singole persone. Tra l'altro, abbiamo una bella notizia perché, grazie anche all'attività di questi, per alcuni criminali, ma per altri studiosi invece hacker etici, abbiamo la notizia che gli Stati Uniti, proprio questi giorni, a seguito di questo fenomeno, chiaro opinione pubblica di videocontrollo, sta per modificare la legge per dare appunto alcune limitazioni alla videosorveglianza, al videocontrollo, no? Controllo digitale sulle email e sulle navigazioni internet attraverso il Freedom Act che è stato approvato dal Senato. Questo appunto per dirvi di come il segreto sia un aspetto estremamente, estremamente concreto. Se avete preso ad esempio sulle 24 ore di ieri c'è un articolo molto bello sul TIP, no? Su questa, cos'è il TIP, questo accordo commerciale fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che si occupa delle barriere normative. Questo trattato è di fondamentale importanza. Questo trattato è per alcuni profili segreto, è stato da qualche giorno a livello europeo desecretato solamente per gli aspetti proprio più importanti, no? Quindi questo regolamenterà la vita delle nostre imprese, ma anche dei nostri cittadini, no? Quindi per dirvi quanto importante, quanto attuale, no? Il segreto, se è vero, è uno stato assolutista, ma in realtà c'è ancora molto segreto. È ovvio, questo pone dei problemi anche di opinioni pubbliche, di una libertà di essere informati, libertà anche di informare. E tra l'altro c'è anche un fenomeno molto interessante, no? Non so se avete presente il terremoto che c'è stato in Giappone, un terremoto appunto terribile, nel 2011 a Fukushima. Cosa è successo? È che praticamente il governo giapponese si è rifiutato di dare, in base al segreto, no, per la sicurezza nazionale, si è rifiutato di comunicare i dati sulla radioattività, perché il terremoto aveva colpito anche la centrale nucleare. Cosa è successo? I cittadini, grazie a un professore, no, che è un professore americano, no, di origine giapponese, il direttore del MIT Lab, quindi Joy Aito, hanno praticamente creato dei sensori di queste radiazioni e tramite i cittadini hanno cominciato a raccogliere in tempo reale queste radiazioni nucleari. E quindi
è dimostrazione di come il segreto, i cittadini sono riusciti a bypassarlo e hanno creato quello che è stato, che è ritenuto il più grande progetto di scienza dei cittadini al mondo, la più grande raccolta di dati, no, aperti sulle radiazioni presente. Pensate che a oggi, quindi dal 2011 ad oggi, abbiamo 20 milioni di punti di rivelazione del mondo, no? Questo è molto interessante, trovate riferimenti poi nell'ultima slide. Ne parla l'esperto Luca De Biase in questo libro molto interessante, Homo pluralis, esseri umani nell'era tecnologica. Questo appunto per dirvi di come molto spesso anche l'intelligenza collettiva può combattere, può contrastare il segreto, segreto anche di altri, appunto, di altri paesi. Quindi possiamo dire, invece, facendo un attimo il focus sul invece l'ordinamento italiano, possiamo dire che il segreto è sempre stato il modus operandi in realtà delle pubbliche amministrazioni, almeno in Italia, no? Fino al 1990. Il segreto quindi era la regola e la trasparenza era l'eccezione. Questo cambia con la rivoluzione copernicana della legge 241, che attua che è una legge molto innovativa rispetto al panorama europeo e che cambia radicalmente non solo l'azione amministrativa, ma il rapporto fra i cittadini e le pubbliche amministrazioni. La legge 241 è quindi orientata alla trasparenza e ovviamente introduce anche un diritto di accesso ai documenti amministrativi come proprio principio generale dell'attività amministrativa volto ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza. Questo cosa vuol dire? Che adesso la comunicazione di un'informazione o di una notizia può avvenire nel rispetto delle norme di diritto d'accesso. E quindi non costituisce più una violazione del segreto. Quindi questa è stata la grandissima novità, no? Che di cui noi portiamo ancora con chiaramente qualche problema perché il percorso è molto complesso, però sicuramente dei vantaggi. Il segreto prima della legge 241 c'era la disposizione dell'articolo 15 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, no? Questo articolo che trovate in questa slide, il professor Giannini, un grandissimo esperto di diritto amministrativo, dice uno degli articoli in cui non si capisce niente, in quanto tutto e nulla è segreto. Questo articolo che regolamentava le vite, no, delle pubbliche amministrazioni, no, prima del 241, era infatti molto focalizzato sul potere della pubblica amministrazione in via del tutto discrezionale di apporre il segreto. Il segreto diventava pertanto un grandissimo contenitore, uno scudo in cui l'amministrazione era assolutamente imperscrutabile alle azioni, anche agli input, alle istanze dei cittadini. Inoltre, questo articolo 15, lo vedete, aveva anche che l'impiegato non poteva rilasciare quindi informazioni o copie se non nei casi non vietati dalla legge, dai regolamenti e anche dal capo di servizio, no? Quindi una persona anche gerarchica, militare, e quindi tutte le pubblicazioni il capo del servizio quindi apponeva il segreto e quindi non aveva alcuna possibilità di neanche comprendere o informarsi, di partecipare al procedimento in alcun modo. Quindi il segreto d'ufficio, dopo quindi aver analizzato il segreto quindi di Stato, è un dovere, rientra nello giuridico, imposto agli impiegati pubblici di non comunicare all'esterno dell'amministrazione notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della propria funzione, che riguardano quindi l'attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa. Ovviamente diciamo che è ovvio che la trasparenza è un percorso, quindi non siamo ancora ovviamente trasparenti, però è importante capire a livello culturale, anche sociologico, la trasformazione, no, che ha determinato questa legge, la 241. Prima del 241 c'era il Regio Decreto, no, del 2960 del 1924, l'articolo 15 anche del DPR. E poi alcune disposizioni sul segreto sono contenute anche nei contratti collettivi o nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ecco, in modo specifico adesso la legge 241 ha riscritto completamente nell'articolo 28 il contenuto del segreto d'ufficio. Purtroppo
Possiamo dire che la legge 241 ha quindi ridimensionato in modo molto energico la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'attività di secretazione. Ora la pubblica amministrazione può quindi sottrarre, no, la conoscenza dei documenti solamente in casi limitati. E questo appunto è una cosa che va riconosciuta a questa legge, no? Quindi l'articolo 28 prevede che l'impiegato deve mantenere segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diretto informazioni riguardanti i provvedimenti e le operazioni amministrative in corso o notizie di cui sia venuta a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori dell'ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto d'accesso. Quindi c'è un fortissimo vincolo che lega il segreto al diritto d'accesso, no? Quindi il contenuto del segreto lo troviamo nella normativa specifica del diritto d'accesso, no? Quindi possiamo dire che il segreto è la rovescio della medaglia della trasparenza. Quindi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti nei casi non vietati dall'ordinamento. Ecco, diciamo anche che adesso, appunto, c'è un riferimento specifico alle riforme, alle normative, no, di settore. Quindi, mentre prima c'era una grandissima incertezza giuridica, quindi tutte le notizie degli uffici erano segrete, poi c'erano anche dei profili anche relativi ai profili penali, che vedremo poi nell'ultima parte, no? Perché c'è il reato, no? Previsto dal 326 del codice penale di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Non essendoci gravissima incertezza, gli autori ritenevano questa normativa, l'articolo 326, una norma penale in bianco, quindi anche con pericolose anche conseguenze anche per gli stessi funzionari amministrativi, no, dipendenti, no, che erano a stretto contatto col capo di settore, no? E quindi questa modifica del 241, secondo gli autori della dottrina più dominante, ha rafforzato anche l'aderenza dell'articolo 326 del codice penale al principio costituzionale di legalità. Ecco, ovviamente abbiamo visto prima, la trasparenza inizia, no, con molta fatica negli anni 90, no, con la legge 241. Sapete che ci sono stati anche i costituenti che volevano mettere proprio nell'articolo 21 della Costituzione un diritto, un 21 bis, il diritto ad avere informazioni e atti della pubblica amministrazione. Ne discussero, come la dottrina più recente, professor Foà, no, rileva, all'interno dell'Assemblea Costituente. Poi quell'articolo non venne scritto perché i costituenti, un po' troppo ottimisti, dissero non c'è bisogno di un riconoscimento così forte, no? Le pubbliche amministrazioni hanno al proprio interno degli anticorpi. In realtà purtroppo non si è verificato questo percorso lungimirante previsto dall'Assemblea Costituente. E per fortuna si è arrivati con un po' di ritardo nel decreto 33 del 2014. Lì veramente c'è. Entra, diciamo, in modo più forte la trasparenza sull'attività, no, dell'amministrazione, ma non solo su cosa fanno le amministrazioni, ma anche su come lo fanno, no? Quindi la trasparenza non solo come pubblicazione di dati, ma anche una trasparenza come strumento di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo anche delle risorse pubbliche. Però va anche detto che la trasparenza, questo decreto 33, cita proprio nella definizione, no, come accessibilità totale, richiama però, lo vedete nella slide, anche attenzione al rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, no? Quindi è vero che la trasparenza concorre quindi a attuare il principio democratico, no? Principi costituzionali, ma deve comunque avere ben in mente anche il rispetto di questi limiti indicati anche non solo dall'articolo 1, ma anche dall'articolo 4. L'articolo 4, appunto, che restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso all'informazione, c'è un richiamo all'articolo 24, no? Sull'accesso al 4.1 e quindi anche quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico, e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Lo stesso discorso, no? Adesso tutti parliamo tutti quanti di open data, no? Quindi di queste informazioni, no? Fruibili, riutilizzabili in formato aperto. Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, 36, che attua la direttiva europea in materia di riutilizzo delle informazioni, prevede un articolo 3, no? Che è rubricato documenti esclusi dall'applicazione del decreto. Tra questi, la lettera G prevede che sono esclusi dall'utilizzo dell'informazione i documenti esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 241, per motivi di tutela del segreto statistico. Quindi qua li disciplinati in riferimento al decreto legislativo del 6 settembre 1989, numero 322. Tra l'altro, anche su questo, come la maggioranza di voi sapranno, è in atto, c'è stata quindi l'approvazione del decreto legislativo di attuazione della modifica della direttiva, su quale si è pronunciato il garante per la protezione dei personali, no? Quindi vedremo anche se questo disposto sul segreto è previsto anche nel nuovo decreto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi abbiamo visto che i contenuti del segreto sono disciplinati dalla disposizione in materia del diritto d'accesso, che è l'aspetto più, uno degli aspetti più innovativi, quindi l'accesso, quindi non solo, no, come per aspetto difensivo, ma anche accesso come possibilità di partecipare al procedimento e soprattutto anche di informazione verso l'attività della pubblica amministrazione. La normativa 241 prevede dei limiti facoltativi, dei limiti tassativi, no, all'interno di queste discipline. Quindi diciamo appunto, qua andiamo appunto veloci perché ci sono quindi è lo stesso legislatore che dice ci sono delle materie sottratte alla conoscibilità, ma non sottratte per volere, no, come diceva Tacito, no, a cane imperi, ma in realtà perché la normativa stessa ha fatto questo contemperamento, no, di bilanciamento di interessi e quindi ha escluso il diritto d'accesso quando abbiamo documenti coperti dal segreto di Stato, no? Quindi ai sensi della legge 24 ottobre 1977, numero 801, e successive modificazioni, quindi previste anche dalla normativa, ma anche nei procedimenti tributari e anche nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione, diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazioni, per i quali restano ferme le particolari norme che regolamentano la formazione. Ovviamente poi anche i procedimenti selettivi nei confronti di documenti amministrativi. Ecco, è molto importante anche definire che quindi si diminuiscono i poteri discrezionali della pubblica amministrazione di accedere, no, a questi documenti. È molto importante, sempre in quell'articolo, no, 24, che le singole amministrazioni devono individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque entranti in disponibilità che sono sottratti, quindi ai sensi delle materie prime, sottratte quindi all'accesso. Ovviamente l'accesso, i documenti contenenti queste informazioni sono considerati segreti solo nell'ambito e nel limite di tale connessione, no? Questi interessi che abbiamo visto prima, no? Quindi il segreto di Stato e gli altri. A tal fine le pubbliche amministrazioni, vedete il comma quinto, devono fissare per ogni categoria di documenti anche l'eventuale periodo di tempo per i quali questi documenti sono sottratti all'accesso. Ovviamente poi abbiamo anche tutti i riferimenti quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza, no, delle persone fisiche o gruppi di imprese e associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale. Quindi vedete proprio quanta galleria abbiamo dei segreti, no? In modo particolare, poi sempre la legge 241 prevede un regolamento di delegificazione che approfondisca i contenuti e la profondità e la forza dell'esistenza dei segreti, no? In modo particolare c'è un riferimento, no, che c'è questo regolamento che deve prevedere i casi in cui è sottratto l'accesso in relazione quindi a quando la comunicazione di un'informazione può provocare una lesione specifica a che cosa? Alla sicurezza e alla difesa nazionale, no? E quindi all'esercizio delle sovranità nazionali, alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento quindi alle ipotesi previste dai trattati e alle leggi di attuazione.
ma anche quando l'accesso possa arrecare pregiudizi ai processi di formazione, determinazione e attuazione della politica monetaria e valutaria, oppure quando i documenti possono riguardare strutture, mezzi, dotazioni, personale, strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, quindi la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolarmente riferimento alle tecniche investigative, all'identità delle fonti di informazione e sicurezza, no? Ovviamente sono sempre considerati i documenti secretati quando questi documenti sono connessi agli interessi sopra, quindi illustrati. Ovviamente, cosa abbiamo avuto poi il regolamento non citato, faccio ingresso, è il DPR no, 27 giugno 92, 352, regolamento per la disciplina delle modalità, no? Sulla regola d'accesso. Qui si specificano, insomma, purtroppo abbiamo il tempo di tiranno, è un argomento molto complesso, no? Però c'è riferimento all'articolo 8, in cui si specificano ancora quando i documenti sono sottratti, quindi all'accesso. Quindi vi lascio qua per materiali per approfondire, per i dovuti approfondimenti. Ecco, ovviamente poi abbiamo riferimenti anche alcuni contratti collettivi, no? Ovviamente è sempre posto come un obbligo specifico di funzionari pubblici. Qual è la logica di queste disposizioni? Prevenire l'utilizzo a fini privati di informazioni, quindi anche comportamenti che possono ledere l'immagine dell'amministrazione. Adesso mi fa piacere che l'argomento abbia suscitato la vostra curiosità. Vedo che ci sono tante domande, adesso farei ancora qualche slide, poi magari facciamo un attimo di pausa. Pensate che i più attenti amministrativisti hanno sempre dichiarato che il segreto, che cosa sia il segreto, è proprio un segreto anche questo, no? Abbiamo pochissimi autori che hanno analizzato, no, queste tematiche, soprattutto l'impatto sulle funzioni quindi pubbliche, malgrado il segreto, come ho visto, sia stata una caratteristica sia dello Stato assolutista, sia dello Stato liberale, sia dello Stato sociale. In modo specifico, abbiamo visto che anche il codice di comportamento, no, il DPR 16 aprile 2013-62, quindi codice di comportamento, ha un riferimento specifico, soprattutto nel rapporto col pubblico, l'articolo 12, al segreto. In modo specifico, ed è proprio indicato che il dipendente, vedete all'interno del corpo della slide, il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio, no? Di quale la responsabilità e il coordinamento, no? Quindi vedete che comunque c'è un forte richiamo anche all'interno del codice di comportamento, no? Il dipendente, quindi l'articolo 12,5, osserva il segreto d'ufficio la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e qualora sia richiesto anche via oralmente a fornire informazioni, atti e documenti non accessibili e tutelati dal segreto d'ufficio dalle disposizioni in materia di dati personali, informa, quindi in una logica proprio di massima trasparenza, il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Cosa può succedere? Che qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura sulla base delle disposizioni interne che la stessa richiesta sia inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione. Quindi vedete che anche il recente codice di comportamento nazionale, che deve essere declinato all'interno delle singole amministrazioni, no? Che è un processo appunto di aggiornamento continuo, in quanto ogni anno andrebbe aggiornato questo regolamento di attuazione del codice di comportamento e devono essere anche poi verificati nei momenti di informazione e formazione. Sarebbe molto interessante per la nostra community vedere come ogni singola amministrazione abbia declinato magari il concetto di segreto attraverso magari, non so, anche l'utilizzo di strumenti di internet o magari nei rapporti con la stampa o l'utilizzo di Facebook o Twitter. E questo è sicuramente un aspetto estremamente importante. E lo chiederei solo alla regia, se è così gentile da attivarmi anche il contatore in modo tale che riesco a capire. E se ci sono già magari delle domande, magari è più facile qualcosa, no, da poter dare ai nostri amici. È vero anche che comunque con il forum tutte le domande avranno poi un riscontro anche con puntuali riferimenti, no, o altro. In attesa di alcune prime domande, no, riunite dalla regia, e allora a questo punto, siccome il tempo è tiranno,
proseguirei, nel senso che adesso analizzerei un attimo qual è il rapporto fra, dopo aver visto cos'è il segreto, l'origine etimologica, no? Sia l'origine anche riflessioni filosofiche, cos'è il segreto nell'ambito del nostro ordinamento, il rapporto fra segreto e trasparenza, adesso una piccola digressione sul rapporto fra segreto e privacy. Ovviamente la stessa origine semantica, no? Se cernere è identica, si possiamo dire che sono strettamente connesse. Perché il segreto che cos'è? È l'obbligo di non comunicare dati ed informazioni. In modo specifico, quindi, anche il segreto è strettamente collegato ai dati. La privacy, l'origine, no, diritto, no, quindi uno scudo, no, almeno dell'origine del 1890, è collegato quindi alla protezione delle informazioni. No? Quindi da diritto statico viene trasformato in diritto dinamico. Quindi un diritto a non subire intrusione, ma quindi anche al controllo delle informazioni, no? Quindi il controllo sulla libera circolazione. Ovviamente poi c'è un'altra tematica sul segreto nell'ambito pubblico e segreto nell'ambito privato. È ovvio che diventa sempre più difficile in un modo interconnesso mantenere quindi il segreto, molto spesso pubblico e privato ormai non c'è più alcuna differenza, no? Quindi questo pone sicuramente dei problemi anche alla dottrina, no? Che analizza le tematiche del segreto. Codice della privacy, che è anche l'unico aspetto, no, fonte normativa che definisce anche il dato anonimo, no? Quindi il dato a cui non è possibile risalire in modo anche indiretto o indirettamente all'identità del soggetto. Nel segreto, il codice della privacy ha diverse disposizioni. In modo particolare, la privacy si occupa anche dei trasferimenti dei dati, no? Quindi delle imprese tra stati anche verso gli Stati Uniti, quindi abbiamo riferimento al segreto aziendale. Abbiamo soprattutto anche riferimenti al segreto nei trattamenti in ambito di sicurezza e della sanità, l'ambito sicurezza per l'articolo 58. L'ambito sanitario, quindi c'è un forte impegno rispetto alle regole di condotta dell'articolo 83, in base al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare anche analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza. Poi abbiamo un molto ampio spazio dato nel codice della privacy, no? 196 del 2003, anche al segreto proprio del sistema statistico nazionale e soprattutto abbiamo anche l'aspetto forse più interessante, l'articolo 138, no? Che è riferito all'attività giornalistica. No? E ovviamente uno può conoscere l'origine dei dati personali, no? Ma ovviamente c'è proprio il segreto della fonte, no? Previsto dall'articolo 138. Poi c'è anche previsto il segreto a cui è vincolato il garante della privacy, non i propri funzionari in attività ispettivi. Tra l'altro, l'autorità garante della privacy è l'unica autorità al mondo che può comunque ha accesso anche ai segreti, quindi di Stato, no? Come è stato anche ben scritto da Stefano Rodotà nelle sue pubblicazioni e libri. Ecco, diciamo appunto che qui avete trovato i riferimenti, no, o altri. Diciamo appunto che la privacy e il segreto è qualcosa, tra di loro alcuni dicono sono genus della stessa specie, però se pensiamo bene il segreto riguarda più una cosa sostanziale, mentre la privacy è sia sostanziale che procedurale. Nel senso che se io ad esempio sono un avvocato, no, e devo ricevere un mio cliente, è ovvio che avrò il segreto, no, la massima, un elemento quasi sacro, no? Di difesa anche del mio assistito, ma contestualmente devo anche rispettare la normativa in materia di privacy, la normativa quindi in materia di dati personali, che hanno tutta una serie di procedure che vanno dall'informativa che devo dare quindi al mio cliente, alla lettera di incarico ai miei dipendenti e soprattutto anche l'adozione di misure di sicurezza. Quindi segreto e privacy sono genus della stessa specie, però il segreto è secondo me un contenuto più ristretto, no? Perché comunque la privacy implica, si estende anche a soggetti terzi, no? Quindi non solo con il mio cliente, ma anche ai familiari o ai collaboratori del mio cliente. E questo appunto per dirvi com'è molto spesso anche complessa, pochi hanno analizzato questo profilo, il rapporto fra segreto e protezione dei dati personali. Nell'ultima slide vedete anche c'è cioè, un riferimento puntuale anche a un libro molto bello uscito adesso dal professor Giovanni Zicardi che ha
specifica, approfondisce le tematiche proprio della libertà di espressione, segreto e società della videosorveglianza, del controllo totale. Ecco, in modo specifico, quindi dopo aver, ecco qua troverete, no, sulla slide mi ha avuto delle provvedimenti del garante, è uscito ultimamente, no, la problematica se pubblicare online, no, i dati dei vitalizi, no? Mentre il garante è intervenuto in questo comunicato stampa recentissimo dicendo appunto che la normativa sulla privacy non è che regolamenti il diritto d'accesso, che è sempre regolamentato dalla legge 241, quindi occorre che ogni singola amministrazione verifichi al proprio interno la base normativa regolamentare che consenta la comunicazione e soprattutto la diffusione online di questi dati. Quindi, dopo aver quindi analizzato anche il rapporto che abbiamo con la privacy e il segreto, adesso gli ultimi profili. Aspetta, abbiamo qualche domanda. Il regolamento di cui il comma. Sì, è stato adottato. Sì, Mara Gargatagli. Sì, allora andiamo un attimo indietro, è stato poi adottato. Allora, vediamo se riesco ad andare indietro così. Sì, è stato adottato e quindi trovi nelle slide i riferimenti, poi limiti te le mando, era nella slide successiva. Si può mettere in trasparenza la presenza dei dipendenti pubblici sul luogo di lavoro? Allora, dipende, questa è una bellissima domanda, ringrazio Gaetana, Patrizia e Pappalardo, no? Allora, dipende, nel senso, abbiamo già una copertura normativa del decreto 33, nel senso che a livello statistico è comunque possibile inserire la presenza o meno. Ovviamente deve rimanere ovviamente sottratta alla conoscibilità se il soggetto è assente per finalità di adesione sciopero oppure motivi di salute, no? L'assistenza a disabili. E poi occorre anche considerare la granularità del dato, no? È ovvio che se il mio ufficio è fatto da una persona, se io indico lo stato di assenza o presenza, io riesco a risalire all'identità. E quindi secondo me occorre anche valutare questo profilo. Tra l'altro è uscito adesso, in queste proprio ore, un bellissimo rapporto sull'analisi degli effetti della trasparenza, no? Ed è emerso che il decreto 33 è diventato una sorta di legge sugli oneri di pubblicazione. Ma non c'è, secondo alcuni autori di questo, poi troverete vi mando nella community riferimenti, alcun interesse a capire se il cittadino è davvero interessato alla pubblicazione di questa mole enorme di dati. Quindi andrebbero fatto, secondo me, all'interno della giornata della trasparenza, o delle consultazioni, capire quello che pubblico, se utile ai cittadini, e verrebbe appunto in modo tale che non sia uno sforzo isolato, elefantiaco, anche perché la trasparenza è indicata senza oneri, ma in realtà voi mi insegnate che ha un impatto amministrativo molto pesante sull'erogazione anche dei servizi, quindi occorrerebbe ragionare se il dato questo qua dell'assenza è un dato che interessi o meno i miei consociati, la mia comunità territoriale. Forse i cittadini sono interessati all'erogazione, alla velocità dell'erogazione del servizio, forse sono più interessati a conoscere come sono spese le risorse, ad avere quindi pubblicazione del bilancio, bilanci che siano fruibili, comprensibili anche a chi non è un addetto ai lavori. Ok, quindi spero di aver risposto a Gaetana, che questa domanda è sicuramente veramente interessante. Tra l'altro, non so se avete visto, è uscita anche una sentenza della Cassazione, no? Tra l'altro il codice di comportamento prevede anche alcuni riferimenti su internet, no? Ovviamente internet rimane però lo statuto dei lavoratori, no? Articolo 4, il divieto di un controllo a distanza, no? Sapete che però in questi giorni è in atto una pubblicazione del decreto attuativo della riforma Jobs, che quindi sdoganerà parte dei controlli, no? Quindi si potranno controllare con determinati però criteri anche l'utilizzo di mail e di internet. Questo perché molto spesso andrebbe inserito magari nelle policy, nei regolamenti, molto spesso e magari anche in buona fede io su Facebook posso dare delle informazioni che però magari non sono informazioni consultabili o aperte, quindi bisogna anche sensibilizzare gli operatori di un utilizzo di internet consapevole, soprattutto sull'utilizzo dei social media, no? In modo tale che queste informazioni non siano poi date in modo così inconsapevole, anche perché io non so, su Facebook io non sono così sicuro che chi mi scrive un cittadino potrebbe essere un giornalista, potrebbe essere anche il mio capo. Non è uscita una sentenza della Cassazione la settimana scorsa,
in cui un datore di lavoro è andato su Facebook con un profilo falso femminile, ha dato delle domande, ha fatto cominciare a parlare il dipendente sull'organizzazione aziendale e anche sui segreti di quell'azienda. Quindi vedete come anche il segreto è estremamente complessa, la tematica estremamente difficile. Vediamo, è possibile dare informazioni? Allora, domanda, ad una persona che ne ha diritto è possibile dare informazioni in merito sul procedimento? Allora, sì, allora, senza fargli fare la domanda, mi piace questo approccio, no, smart, no, che va verso proprio la digitalizzazione. Ovviamente sì, no, c'è la possibilità dell'accesso informale, però occorrerebbe almeno avere contezza di chi è il soggetto al quale mi riferisco, no? Quindi è ovvio che se soggetto, cioè già, so già l'identità, è un conto, ma se è Gabriele D'Annunzio, cucinalibro.it, magari devo un attimo verificare se soggetto, che tipo di identità soggetto ha, e poi devo anche vedere se ha un interesse concreto attuale diretto ad avere quel documento, no? Quindi diciamo sì, diciamo che occorre sempre un buon senso, no, di fronte a questa richiesta d'accesso. Ok, vediamo se sono altre domande. La regia per ora domande, vediamo 10, in modo tale che volevo dare già qualche riscontro. No, per ora non ci sono altre domande. Il terzo periodo, poi dopo magari sulla community, perché siete veramente attentissimi, avete un sacco di domande. Ok, allora andrei avanti. Allora, se ci sono altre domande, vediamo un attimo. No. Ok, ho risposto su questa, c'è una domanda lunghissima, vediamo un attimo se è talmente regolamento. Allora, va a promettere trasparenza. Allora, in attesa di altre domande, allora adesso l'ultima parte, intanto perché le domande sono molto fitte, quindi aspettiamo che siano visualizzabili, andiamo sull'ultimo aspetto, no? Il profilo del segreto professionale, no? Come regolamentato, no? È regolamentato dall'articolo 622 del codice penale, no? Che regolamenta chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio, della propria professione o altro segreto, lo rivela senza giusta causa oppure lo impiega proprio a altro profitto, è punito se dal fatto può derivare un nocumento con la reclusione fino con un anno con la multa da 30 a 516 euro. Quindi vedete, segreto professionale è un segreto, quindi l'ho visto prima, no? I segreti sono articolati su una scala, quello più alto è il segreto di Stato, poi c'è il segreto d'ufficio, il segreto professionale, poi invece c'è il diritto alla riservatezza dei dati, che ovviamente molto spesso può quindi venire meno in base anche a un contemperamento di interessi, dipende dal diritto che abbiamo dall'altra parte. In modo specifico, il segreto professionale. C'è riferimento oltre al codice penale anche al codice di procedura penale, secondo il quale non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio, professione, chi i ministri, ovviamente delle confessioni religiose, ma soprattutto gli avvocati, gli investigatori privati e autorizzati, no? Questo aspetto. I medici chirurgici, i farmacisti e quindi e ogni altro esercente la professione sanitaria. Ecco, tra l'altro, se avete il codice della privacy, lo trovate nella slide precedente, c'è un riferimento in cui i dati sanitari nelle strutture sanitarie devono essere trattati anche da soggetti, anche non personale, e quindi possono essere stagisti, collaboratori, anche volontari. È però previsto dal codice della privacy che questi volontari, pensate ai volontari della Croce Rossa o delle associazioni malati di cancro o altro, devono però avere delle regole di condotta di parificate al segreto professionale. Questo è molto importante, no? Perché la consapevolezza del valore dei dati, no? Quindi occorre quindi sempre considerare anche l'articolo 200 del codice di procedura penale. In modo specifico, andando invece su, ovviamente maggioranza di voi presumo siano giuristi, qualche breve riferimento anche al segreto professionale dell'avvocato, no? Quindi il dovere, oltre al diritto primario fondamentale dell'avvocato, mantenere il segreto e il massimo riservo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente. L'obbligo ovviamente deve essere rispettato anche quando il mandato sia stato adempiuto, addirittura non concluso, o addirittura neanche accettato. Quindi anche se qualcuno appunto vi chiede un parere, siete vincolati al segreto anche se poi il cliente non ha alcun mandato nei vostri confronti. Non solo, ma l'avvocato deve adoperarsi affinché il segreto, rispetto al segreto professionale e del massimo riservo,
si è osservato anche dai dipendenti, praticanti, consulenti, collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. Quindi il segreto diventa un modus operandi, non solo quindi del dominus, dell'avvocato, ma di tutta quanta la filiera, quindi può arrivare fino al consulente, a chi comunque elabora, quindi produce il sito e tutta quanta, anche chi elabora le paghe o altro. Ovviamente l'articolo 28 del codice deontologico degli avvocati prevede che l'avvocato può derogare ai doveri precedentemente visti quando la divulgazione sia necessaria per lo svolgimento dell'attività della difesa o per impedire la commissione di un reato di particolare gravità, oppure per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita, oppure nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso, però, la divulgazione deve essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. Ecco, ovviamente la sanzione disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione che va dalla censura fino alla sospensione, quindi da 1 a 3 anni. Uno degli aspetti che secondo me affrontate in modo anche quotidiano nella vostra attività in ufficio è la problematica dell'accessibilità o meno dei pareri resi da avvocati esterni, no? Cioè la pubblica amministrazione si avvale magari di avvocati esterni, molto spesso viene chiesto accesso a questi pareri. Allora qua troverete poi nella community del materiale, occorre un attimo ragionare, no? Se il parere richiesto dall'ufficio legale è un parere che si endoprocedimentale, cosa vuol dire? Quindi è all'interno di un procedimento amministrativo, la giurisprudenza dominante ritiene questo parere ostensibile. Anche perché è un parere che viene poi citato, no, dal dirigente, no? Quindi l'obbligo di motivazione, no? Per relazione, quindi essendo citato, e quindi deve essere fruibile, no? Deve essere quindi accessibile. Diverso il caso invece il profilo del parere che venga invece chiesto nella fase precontenziosa, oppure per determinare la strategia difensiva. Quando c'è già quindi in corso un contenzioso, siamo alle porte del contenzioso, oppure quando siamo in una materia di oggetto di transazione. In quel caso la giurisprudenza, poi nella community greca tutela la giurisprudenza anche più recente, ritiene che non sia invece oggetto di accesso, non siano ostensibili questi pareri, perché in questo caso avremmo anche un vulnus alla libertà, no? Al diritto di difesa anche dell'ente pubblico che deve essere messo in posizione di uguaglianza, no? Rispetto alla controparte. E quindi in questo caso, quando se abbiamo un'attività contenzioso o di richiesta di transazione, di strategia processuale, questi pareri non possono essere ostensibili a richiesta quindi d'accesso. Ovviamente è buona norma, buona prassi individuare tutte queste tipologie di casi nel regolamento, no? Questa potestà specifica riconosciuta all'articolo 24, l'abbiamo visto prima, di regolamentare alcuni casi, no? Quella della pubblica amministrazione può non dare, no, questi pareri, anche perché molto spesso avremo una posizione di vantaggio della controparte. Ecco, sul segreto professionale trovate un po' di materiale qua, no? Qua abbiamo anche il segreto, ovviamente, il segreto dell'Ippocrate, no? Segreto professionale del medico, qui appunto rapidamente, perché il medico quindi ha l'obbligo del segreto, no? Su tutto quello che ragiona della propria attività professionale. Pensate che il segreto del medico rimane quindi anche dopo la morte della persona assistita. E quindi non solo, ma deve quindi mantenere il segreto su tutto ciò che il medico ha saputo e cui conoscenza sulla base della propria attività professionale. Il medico quindi deve informare quindi i collaboratori discenti dell'obbligo di questo rigoroso dal giuramento quindi di Ippocrate, e la violazione assume anche una gravità quando maggiore, quando possa derivare profitto proprio altrui, ovvero nocumento. Questo è un aspetto molto importante, perché molto spesso anche in buona fede i medici, personale medico o anche tirocinanti possono dare in totale buona fede delle informazioni riservate ultronee dei propri pazienti. Magari appunto anche oggi, primo tirocinio, ho fatto un esame su questa persona molto importante, no? Questo è molto, mi occorre quindi una consapevolezza anche dei collaboratori di questo, che il segreto non è solo verso la persona, ma è anche un modo anche di tutelare l'attività professionale del medico.
La rivelazione, ovviamente ammessa in modo esclusivo, se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento, no? Ovviamente il medico non deve rendere all'autorità competente in materia di giustizia o di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. Tra l'altro, anche qua la sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale del medico e anche la cancellazione, che sono fatti di cronaca molto recenti, molto gravi purtroppo, che hanno portato anche alla cancellazione dagli albi di personale medico, come anche di altro personale di altri albi, sono comunque tenuti comunque al segreto professionale, anche dopo la radiazione dall'ordine. In modo specifico, ci tenevo anche a dare una carrellata anche sul codice deontologico psicologi italiani, no? Anche qua lo psicologo è tenuto al segreto professionale, molto spesso lo psicologo ha dei dati, se vogliamo, anche più sensibili del medico, nel senso che ha dati sull'orientamento anche sessuale, no? Anche dati a volte giudiziari, no? E quindi ha dei dati, secondo me, molto molto sensibili. E quindi c'è questo vincolo dell'articolo 11 del codice deontologico, non rivelare notizie o fatti, informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale. Poi lo psicologo è anche un problema anche più complesso, sono gli atti, no, contro la propria conservazione, quindi tentativi di suicidio, no? Allora occorre informare il proprio paziente, se c'è qualcuno per iscritto, c'è qualcuno da informare nel caso anche di atti contro se stesso. Quindi vedete come problematica la tematica del segreto, che abbiamo visto prima, il segreto di Ivans del diritto naturale è una cosa a profilo deontologico, ma anche giuridico, quindi un elemento essenziale. Ovviamente abbiamo adesso rapidamente, andando proprio sul contesto invece più specifico, quello, la tutela penale del segreto, no? Abbiamo l'articolo 325 codice penale, l'utilizzazione di invenzioni a scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, e il 326 rivelazione e utilizzazione in segreti d'ufficio, che la natura quindi di questi reati sono delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Vediamo se abbiamo appunto qualche al meglio l'obbligo. Allora, come giustificare al meglio il dirigente medico l'obbligo di pubblicazione sui compensi di attività libera professionale intra moenia? Allora, questa è una domanda bellissima, nel senso di forse bisogna capire che anche il medico, anche lui è un cittadino, no? Nel senso che comunque non dismette i vestiti, quindi anche il medico, come ha quindi piacere di vedere la trasparenza sulla scuola dei propri figli, quindi deve anche comunque. E siccome fa parte di un'informazione sociale che è ente pubblico, deve attenersi quindi a pubblicazione di questi compensi, anche perché la trasparenza è un valore anche importante, perché comunque è un valore legato alla prevenzione e contrasto della corruzione. Infatti, sapete che nel bilancio dello Stato italiano il 90% è drenato dalla spesa sanitaria, e quindi il profilo della corruzione è quanto mai un profilo prioritario nell'ambito della sanità. Anche se purtroppo, come hanno osservato la dottrina più attenta, c'è un solo articolo del decreto 33 su questo profilo, no? Che è una cosa un po' buffa, perché la maggioranza della dottrina si sarebbe aspettata sul decreto 33 magari una ventina di articoli sulla sanità e non solamente uno, che tra l'altro richiama anche la pubblicazione di curriculum o liste d'attesa che era già regolamentato da altri profili. Su quello poi nella community leggi una sentenza del TAR su proprio la pubblicazione che ho commentato, e quindi poi le mando anche i miei riferimenti, il mio articolo, se la casa editrice sua non ha chiaramente dei motivi, ma no, non penso. Quindi mi segno e poi glielo mando, così mi premeva dare qualche esempio concreto dei reati, no? Ultimo dubbio, i premi vengono attribuiti ai dirigenti. Se i premi vengono attribuiti su incarica affidata ai dirigenti per i dirigenti incaricati, il dubbio no. Anche questa è una domanda complessa, anche questo mi riservo di risponderti via mail, condividendo anche questo profilo. Ma che area sono? Hai bisogno di magari specifiche di premialità, no? No, secondo me sono per orientare tu. Io penso che, secondo me, il discorso che ho fatto prima, io penso che al cittadino non interessi tanto quanto guadagna il dirigente, interessa sapere gli obiettivi del dirigente. Io penso che i cittadini potrebbero anche pagare di più i dirigenti medici a fronte di una maggiore efficienza. Se il dirigente medico mi fa un'operazione entro una tempistica molto più bassa, o c'è una consegna dei medicinali a casa mia entro 10 ore, secondo me quello è il dato interessante. Se
comunque fa il deficiente medico, ha creato comunque dei risparmi, no? È attuato dei servizi, secondo me quello è il focus principale. Quindi ben vengono, secondo me, pubblicazioni sulla premialità, no? Questo aspetto, secondo me, è quanto mai importante. Ecco, vorrei darvi quindi un riferimento anche appunto sulla rivelazione, no? Cosa succede? Che il 325 il pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio nella propria attività a volte può impiegare a proprio altro profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che li conosca per ragione d'ufficio di servizio. Queste informazioni che devono rimanere segrete in questo caso. Prevista la reclusione fino ad un anno, da 1 a 5 anni, e la multa non inferiore a 516 euro. In modo specifico, poi abbiamo un altro articolo, quello più cioè, ci interessa di più, è l'articolo relativo al 326 del codice penale, no? Che prevede la rivelazione e utilizzazione in segreti d'ufficio. Prevede che il pubblico ufficiale, la persona incaricata di pubblico servizio, a quando effettua una violazione di dovere inerente alle funzioni o al servizio, o comunque abusando la sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali devono rimanere segrete, oppure ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito quindi con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno. Quindi vedete come questo articolo prevede diverse fattispecie, no? La violazione può essere non solo attraverso la rivelazione, ma anche l'abuso della sua qualità, l'agevolazione della conoscenza e anche l'agevolazione colposa, quindi non solo quella dolosa. Ecco, su questo, quindi, quella è la finalità, no, di questa norma, è rafforzare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, evitare cioè che la pubblica amministrazione possa subire un pregiudizio sotto il profilo del regolare funzionamento della sua attività. O anche, chiaramente, devo anche garantire il disinteresse del personale, i dipendenti pubblici, rispetto alle funzioni che esercitano, in modo tale che tutti quanti sono tenuti a svolgere con la massima serietà, no, le proprie funzioni. E poi anche assicurare che i soggetti qualificati non traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte, quindi avvantaggiandosi anche su altri cittadini, no, attraverso l'utilizzo in sede privata di notizie di cui hanno disponibilità per motivi quindi di ufficio. Ovviamente occorre, attenzione, c'è cioè la giurisprudenza, poi in community mando tutte le sentenze, almeno riferimenti alle massime, abbiamo le notizie, devono essere però attenzione, che il soggetto deve rivelare, devono essere notizie rilevanti, no? Quindi non devono essere notizie inutili o al quale non corrisponda alcun tipo di interesse, declinato secondo proprio il principio di ragionevolezza. Ovviamente cosa succede? Anche che si tratta di un reato, secondo la Cassazione Penale 2014 e anche quella 2015, un reato che sussiste solo un reato di pericolo concreto. Cosa vuol dire? Quindi che la rivelazione di fatti futili o significanti non configura la fattispecie, no? Quindi l'agevolazione e la legittima utilizzazione punibile non in se stessa, come fosse nel reato di pericolo astratto, ma quanto sia suscettibile di produrre un qualche nocumento. Il nocumento principale potrebbe essere un nocumento non solo un disservizio, ma anche un danno all'immagine della pubblica amministrazione, no? Ad esempio, no, ci sono sentenze che hanno riconosciuto, ad esempio, la consultazione dell'anagrafe tributaria. È ovvio che la consultazione di queste banche dati da parte di dipendenti, funzionari, che poi comunicavano i dati, no, per finta di lucro a soggetti terzi, questo ha implicato anche un danno alla pubblica amministrazione, questo è riconosciuto anche dalla Corte dei Conti. E quindi è importante che si deve trattare di notizie rilevanti che hanno indicato poi un impatto nella comunità, no? Un impatto proprio sulla reputazione anche del nostro ente. Ecco, in modo specifico, quali sono i soggetti attivi di questo reato? Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, no? Anche nel caso di cessazione della qualifica, quindi molto spesso succede che il dipendente va in pensione e comincia a fare consulente, no? Quindi magari utilizzando anche segreti o informazioni di cui aveva appunto progetti o altro, no? E questo è un aspetto assolutamente importante. Ecco, in modo specifico l'obbligo quindi incombe di mantenere il segreto, non riguarda tutte le notizie d'ufficio, ma fa riferimento solamente a quelle che debbono rimanere segrete. Questo è un aspetto molto importante. L'obbligo del segreto, pertanto, non è imposto in via generale astratto, ma trova fondamento in una serie di fondi individuati tradizionalmente, in modo tradizionale dalla legge, dal regolamento e dall'ordine legittimo del superiore.
profili che vi possono capitare è la richiesta d'accesso dei consiglieri, no, comunali o regionali, no? Che è una forma diversa d'accesso, no? Perché è previsto, no? Quindi non deve essere in alcun modo motivato, e in più non c'è il limite della riservatezza, no? Perché comunque cioè, il consigliere è poi vincolato al segreto d'ufficio. Però abbiamo avuto dei casi molto concreti in cui il consigliere regionale o comunale chiede questi accessi è legato alla funzione anche politica, all'esercizio del mandato, e poi comunica questi dati al giornalista. Qua occorre vedere, sempre caso per caso, se i dati comunicati erano dati come riservati o meno. La Cassazione ha ritenuto che non erano, come vedete nella slide, per legge, regolamenti, ordine superiore indicati segreti, quindi non è stato condannato il consigliere comunale, provinciale e regionale per la fattispecie dell'articolo in esame. Ovviamente poi ho fatto alcuni esempi più concreti di quali sono le condotte punibili. Quindi ovviamente rivelare la notizia che deve rimanere segreta, agevolare la conoscenza, pensate quindi attraverso un Twitter anche in buona fede, no? Molto spesso può capitare, no? Trattativa, transazione finita, festeggiamo con l'assessore, metto questa comunicazione su Twitter, transazione magari su del parcheggio o altro, oppure chi si avvale in modo illegittimo. Ad esempio, andando proprio nel concreto, la Cassazione Penale del 2014 ha riconosciuto che la comunicazione da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, ovviamente, rientra in questa fattispecie. Devono essere però ovviamente degli elementi che possono far conoscere ad anticipo, in via preliminare, quindi in anticipo sugli altri concorrenti, ed alcuni l'oggetto della prova d'esame, no? Quindi la prova di una traccia di un tema. E quindi si tratta di notizia d'ufficio. La Cassazione Penale, sentenza, quindi 2014, numero 51691. Poi anche il cancelliere che fa visionare tre fascicoli relativi a ricorsi per decreto ingiuntivo a persone del tutto estranea all'ufficio giudiziario è stato contestato, è stato riconosciuto dalla Cassazione Penale del 2013, sentenza 4933. Questa fattispecie, no? Non solo quindi far visionare, ma anche la consultazione, no? Di quelle attraverso le banche dati di questi elementi. No? Poi lì c'è anche, ma questo non è oggetto del nostro tema, anche poi il reato di accesso abusivo, no? Ai sistemi informativi. Però vedete che con la tecnologia la possibilità di effettuare queste fattispecie è sempre più frequente, no? Quindi fattispecie anche perché vi possono mai, i dipendenti pubblici possono comunicare ormai attraverso Skype. Molti enti comunicano anche attraverso cellulari, quindi l'utilizzo di WhatsApp, ad esempio. Ecco, ad esempio, su queste cose abbiamo avuto dei casi, no? Capitati anche della stampa, di comunicazioni, di notizie che d'ufficio devono rimanere comunque segrete. Ad esempio, il personale del pronto soccorso che comunicava prima, invece di comunicarlo all'ambulanza, comunicava al carrozziere che comunque poi sporgeva una tangente, no? Ovviamente sono casi gravissimi. In quel caso era stato utilizzato WhatsApp, no? Questa piattaforma online social network che è molto più difficile da intercettare. Da qui alcuni enti pubblici in ambito sanitario hanno previsto nella propria policy il divieto di utilizzare WhatsApp, perché avendo server all'estero la possibilità di avere poi le prove sono più difficili. In realtà si possono comunque con telecamere, ma soprattutto anche con la scheda video, audio dei PC e dei cellulari, con la geolocalizzazione, si possono comunque avere degli elementi di prova, no, di contrasto della corruzione, anche con WhatsApp. Però molti enti hanno ritenuto di non consentire, ovviamente non a tutto il personale, ma personale ad allarme rosso, no? Quindi chi lavora negli appalti, chi lavora a contatto con il 118, ha il divieto di utilizzare questi strumenti tecnologici. Ecco, andando poi nel concreto, trovate anche la tipologia, appunto, dell'impiegato al sesto livello dell'Agenzia delle Entrate, che si collega alla banca dati anche tributaria e rivela queste cose soggettità e azioni nella Cassazione Penale del 14 ottobre 2008. Poi, una cosa interessante, anche i dipendenti di una società di gestione di servizi telefonici sono stati riconosciuti come incaricati di pubblico servizio, e quindi anche questi soggetti, quando comunicano ad altri soggetti informazioni riguardava le schede telefoniche, sono stati condannati. E molto spesso abbiamo anche informazioni, ad esempio, sono stati condannati alcuni personale dei vigili urbani che davano informazioni
legate alle carte d'identità degli stranieri, no? Anche qua è stato riconosciuto, vi mando poi nella community di riferimento, un utente molto recente e molto interessante. E poi anche è stato il caso anche della dipendente comunale, che è altro aspetto strategico degli enti pubblici, molto spesso ha trascurato, addetta all'ufficio protocollo. Questa dipendente fa la fotocopia di una relazione del servizio inviata dai NAS dei carabinieri al sindaco, nella quale sollecitava l'adozione di provvedimenti nei confronti del titolare di indirizzo commerciale, no? Quindi dà questa informazione, dà questa fotocopia e la dà al soggetto, questo perché il soggetto era comunque un parente di questa dipendente, no? Ovviamente la Cassazione ha riconosciuto la fattispecie di rivelazione, no, di segreti, e quindi è stata condannata alla Cassazione penale del 23 aprile 2007, numero 30.148. Poi anche il delitto della condotta di un tecnico laboratorio dell'ANAS, il quale aveva rilevato l'esito di prove del laboratorio su campioni di asfalto ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata. Anche questa è stata riconosciuta dalla sentenza della Cassazione Penale 2006, numero 12.065, come una fattispecie del reato in analisi. Ovviamente qua abbiamo anche il relativo rivelazione del segreto d'ufficio del direttore dell'ufficio dell'IVA quando rivela un terzo le informazioni riguardanti il rapporto dei contribuenti con il fisco, no? Che il soggetto e il funzionario può avere attraverso un'interrogazione via telematica dell'anagrafe tributaria, no? In quanto la copertura del segreto d'ufficio è esclusa solo per i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi. Cassazione penale 2002, numero 32.200. Poi abbiamo anche, però, per buona notizia, appunto per non terrorizzare, abbiamo anche condotte che non sono state ritenute punibili. Esempio, la fattispecie, praticamente il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che praticamente dà notizia dell'avvenuto svolgimento di una verifica fiscale nei confronti di un contribuente. Però attenzione, non entra nello specifico, dice, sono oggetto, è oggetto questo di un controllo, ma non ha dato nessuna specifica né sulle modalità del controllo, né sugli esiti, né sulla durata, le tipologie e anche gli accessi di questo controllo. Il mero fatto del compimento dell'attività non è coperto dal segreto d'ufficio. Ecco, però su questo aspetto ci vorrei porre l'attenzione perché in realtà ci sono, il codice di comportamento nazionale prevede un specifico articolo 12, le informazioni anche sull'attività, non sullo stato dell'arte della pratica. Quindi magari un suggerimento è quello di declinare questo aspetto in modo specifico, in modo tale da evitare usi arbitrari, no? Contro i dipendenti pubblici, in una visione magari più repressiva, no? Poi è prevista, messa dalla Cassazione 2002, il sanitario che rilascia la copia di cartella clinica ad una persona che la richieda senza essere diretto interessato, no? Non costituisce documento relativo a notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete. Attenzione, però, tale documento occorre il previo consenso dell'interessato, previa autorizzazione della competente autorità amministrativa giudiziaria. Ovviamente poi l'obbligo anche la Corte dei Conti 99 che approfondisce l'obbligo di riservatezza invece col segreto d'ufficio. Vediamo se abbiamo qualche bella info, perché mi rendo conto che la tematica è complessa. Siamo anche in pausa pranzo, vediamo se posso dare gli ultimi minuti qualche feedback sulle domande. Allora, come giudicare l'intervento Cialnetto fra dipendenti della stessa azienda pubblica che diffondono informazioni? Allora, sì, questo bisogna stare attenti, è una domanda molto bella perché in realtà c'è la libertà, bisogna, abbiamo visto prima, la libertà comunque anche di critica, libertà di informazione, no? L'articolo 21 della Costituzione. Occorrerebbe, secondo me, adottare una policy nell'utilizzo dei social media, no? Cioè dire in modo chiaro e trasparente se il dipendente può utilizzare o meno i social media e se l'attività dei social media è connessa alle funzioni che lui svolge, no? Occorrerebbe capire, ad esempio, chi può spendere il proprio nome e la propria associazione, perché molto spesso io posso essere Mauro Video, posso essere Mauro Video dipendente di un ente, quindi quando mi muovo ho poi degli effetti anche sul principio di affidamento dell'ente e quindi anche posso dare anche dei problemi. Poi danni quindi all'immagine. Quindi la cosa più bella, secondo me più interessante, è la consapevolezza, quindi non un divieto draconiano di divieto di utilizzo social media, ma delle regole, quindi un social media policy di una pagina in cui oriento i miei operatori su cosa posso, su quale tipo di informazioni posso dare. È un problema molto, molto difficile perché ovviamente la pubblica amministrazione è abituata a ragionare e rispondere in mesi, se non in giorni, mentre i social media
la velocità del mezzo quanto mai più elevata. Tra l'altro, molto spesso, pochissimi sono gli enti pubblici che fanno copie di backup delle cose che i dipendenti pubblici mettono online, no? Quindi occorre anche per costituirsi, fare solo una fotografia, salvarsi la prova digitale della dichiarazione online, no? Come avrete visto, abbiamo avuto ultimamente, soprattutto personale penitenziario, degli eventi mediatici, no? Bisogna ancora considerare, quando io scrivo su Twitter o Facebook, non è solo il cittadino, ma quello che scrivo potrà essere utilizzato magari in un contenzioso, no? Sapete che è uscita una sentenza del Consiglio di Stato sulla natura del Twitter, se il Twitter di un assessore è o meno un documento amministrativo. Poi altre domande, vediamo i compensi, come rendere accessibile un dato senza pubblicarlo. Bellissimo questo Ivan Baccai. Ma bisogna, dunque, questa cosa qua si può, se andiamo verso e-government, quindi servizi digitali, magari si possono dare attraverso l'utilizzo di password, in modo tale non ho una diffusione a livello tecnico, ma una comunicazione, perché io do soggetti specifici. Quindi cosa vuol dire? Io faccio una selezione per diversamente abili, non sordomuti, io non pubblico magari l'aggregatore con i nomi, no? Ma do ciascuno di questi le password in modo tale che lo possano poi contemporaneamente vedere le proprie posizioni, quindi non realizza una diffusione indiscriminata online, nel senso dell'articolo 19 del codice della privacy, ma è una comunicazione. Ovviamente devo avere però le capacità tecniche informatiche per gestire queste situazioni. Vediamo altre domande che abbiamo qua, così. Dunque, i compensi gettoni di presidente di borso spese, i componenti del collegio provinciale non sono pubblicabili? Ma noi è proprio, direi proprio di sì, ma conta in questo la presa di consapevolezza, cioè io farei proprio riunire il consiglio direttivo dei collegi provinciali e cercherei proprio di spiegargli che cos'è l'impatto dei cittadini, farei fare quindi una determinazione, no, su questo dal collegio direttamente, soprattutto prenderei le coordinate del piano della trasparenza e dell'anticorruzione, perché comunque è vero, la legge determina un focus di dati da pubblicazione obbligatoria. Ma io posso andare oltre questi fogli, le amministrazioni virtuose vanno oltre queste pubblicazioni, però avendo però cognizione anche di chi è il mio destinatario, che molto spesso noi pubblichiamo dati completamente inutili. Quello che il professor De Martin, no, parla, no, l'atteggiamento del gattopardo, no, pubblico tanti dati a casaccio, e così ho adempiuto a questo obbligo, senza andare a vedere quante persone consultano questi dati, quante persone sono dato a... perché molto spesso il concetto di trasparenza del pubblico è completamente opposto al nostro concetto di noi che siamo dall'altra parte della barricata, no? Quindi occorrerebbe una riflessione seria. La cosa migliore, secondo me, è organizzare una giornata sulla trasparenza con i portatori di interesse, quindi i propri utenti, per capire se i dati che pubblicano sono interessanti o meno. Vediamo, mancano pochissimi minuti, vediamo, molte domande sono complesse. Allora, queste andiamo sulla community, scommettere, trasparenza, questo abbiamo risposto. Allora, a questo punto andiamo verso la conclusione, no? Mentre aspettiamo altre domande. Ok, mi chiede, posso chiudere io? Sì, chiudo io. Nel senso che volevo dire questo, il segreto non ha solo una denominazione quindi negativa. Negativa, ma in quanto il segreto può essere uno strumento di tutela anche di interessi che possono avere una forza. E quindi, secondo me, occorre anche capire che il segreto è un elemento imprescindibile dell'attività della formazione sociale. Ovviamente va gestito in modo tale che non diventi un mega contenitore, ma va accompagnata l'opinione pubblica sulla conoscenza, perché l'opinione pubblica ha diritto di essere informata sia sui trattati, sia per poter esprimere anche il proprio punto di vista. È inutile fare delle consultazioni se in alcun modo i soggetti non hanno però cognizione. Quindi occorrerebbe, ad esempio, sugli open data spiegare cosa sono gli open data, spiegare come andare a trovare, come consultarli, come elaborarli, altrimenti diventa un artificio importante ma retorico, appannaggio di poche persone, mentre invece l'ottica è quella di condividere il maggior tipo di informazioni. Ovviamente rimango a disposizione, trovate qui tutti gli approfondimenti, oltre al commentario sulla trasparenza amministrativa di Maggioli, il professor Benedetto Ponti, c'è anche questo libro Giovanni Zicardi che è uscito in questi giorni, Internet, controllo, libertà, trasparenza, sorveglianza e segreto nell'area tecnologica, che
che consentitemi di consigliare con anche le opere del professor Ugo Pagano di Torino, Mano di informatica giuridica e diritto alle nuove tecnologie. È anche molto bello anche il libro di De Biase, che è fellow del Centro Nexa, Homo Pluralis, Esseri Umani e Tecnologia, che è un giornalista e quindi lui analizza tutta l'importanza del segreto, la libertà di espressione o altro. Ecco, io appunto darei la parola ovviamente a qualsiasi riferimento, io prendo poi cognizione del pomeriggio delle domande che mi avete mandato e in modo tale alcune sono molto specifiche. E qualsiasi aggiornamento, mauro.luigi@gmail.com. Grazie.